La lotta andava magnificamente. E qui così tranquillo che mi schioppo un altro pisolino. Ci aggiorniamo più tardi, ragazzi. Fatemi dormire, dai. Fatemi dormire. Siamo partiti, gocciola ancora un pochino, però tra un po' dovrebbe smettere. Andiamo a vedere un po' questo Zurigo. Tempaccio, tempaccio. Ma non so, ma l'estate c'è in Svizzera, forse no. Devo dire, a Zurigo le strade sono veramente brutte. Ma siamo ancora all'inizio, andiamo a vedere. Questi cinesi sono dappertutto, sempre nel mezzo.
Dico, non c'è un cazzo. Sempre che siete estremizzite. Niente di che, pensavo meglio, pensavo molto meglio. Faccio vedere questa bella vista di Baden con queste due bellissime torri, ponticello coperto di legno, spettacolo, eh? Si va a fare un giretto dentro, vediamo. Questa torre è eccezionale, solo per questa Baden è più bella di Zurigo. Tanta roba. Insomma, fanciulli, oggi siamo fatti due giretti, ma vi perdonerete se abbiamo fatto solo 100 km. Però purtroppo anche stavolta si è dormito la sega, a un certo punto è arrivato. E ora ci andiamo subito a ficcare un bel campo tranquillo, che stasera non voglio farsi. Sera non mi deve rompere il cazzo nessuno, poi fa una bella dormita, Dio Cristo, a 20 ore di sonno voglio fare. E quindi penso che trovo un bel campo, tanta roba, bello, pari, così dormo bene, senza casini, senza corsi d'acqua. Oh. E fatemi dormire, dai. Vabbè, noi comunque stavolta ci mettiamo. Ah, che bel campo. Ah.
Non c'è un rumore, non c'è un cazzo di nessuno. La notte si dorme bene, eh. Voglio fare 20 ore di sonno così per una settimana sono a posto. Poi non si dorme più, però la notte si dorme così domani. Domani si va a Basilea e poi si va in Francia per qualche chilometro, non lo so. Forse, no, beh, qualche centinaia credo ora. Non ho visto bene, però si fa un pezzettino di Francia e poi si va direttamente. Forse in Lussemburgo. Passato C. Cristo. Ma è giù lontano, eh. Si fa i cazzi suoi, insomma. Insomma, siamo capiti, no? Vabbè, poi ci si pensa, lo so neanche io, beh. Poi ci andiamo in Belgio. Tanto pensiamo a dormire. Ah, ho già la collina in bocca per questo sonno che mi sto per fare. No, c'è la ferrovia qui dietro. Porca madonna, non si dorme neanche stanotte. Riga, no, vabbè. Ah, oggi è una giornatina spettacolare. Se hai dormito bene. E anzi, ora mi faccio un altro pisolino, ragazzi. In questo caldino che entra nella tenda. Ci vediamo più tardi. Via. Siamo carichi, ragazzi, si parte. Oggi non ci si può lamentare di niente, eh? Via. È raro in Italia trovare il parcheggio di un supermercato pieno di bici. Non c'è quasi posto dove mettere. In Germania, perché stanotte alla mia insaputa ho attraversato il Reno e ho dormito in Germania. Ora faccio tipo, lo so, qualche chilometro in Germania. Non lo sapevo neanche. Una bella sorpresa. Devo dire piacevolmente siamo in Germania perché ho preso un po' di cosina, ho speso 6 euro. Più il caffettino caldo, 1 euro. In Svizzera, sai quanto spendevo a fare una spesa così? 20 euro spendevo. Veramente allucinante il prezzo, i prezzi che ci sono in Svizzera, è assurdo. Infatti ora spero di trovare prezzi molto più bassi. Non ho idea di come sia la Francia o il Belgio, ma penso che più della Svizzera è difficile, forse solo in Norvegia, ma non lo so. Vabbè, colazione al nostro amato Lidl. Corsia delle biciclette in mezzo a quella delle macchine. Bello, eh? Questo quando lo chiudevano
non si passava. Spettacolo. Bicicletta, ruota lenticolare abbinata alla chitarra, ti compri tutte e due, poi pedali e suoni. Bellissimo. Questa è la cattedrale di Basilea. Devo dire che questa piazza è veramente bella. Ah, che figo il cavaliere che trafigge il drago. Bellissimo. Oh, questa. Basilea stravince su Zurigo. Mi raccomando, ragazzi, venite a Basilea. Che bella porta di legno. Masterplatz. Anche entrare, ora lascio un attimo la bici e si va a fare un giro lì dentro. Ah, bellissimo. Fa un po' Harry Potter, eh? Anzi, fa molto Harry Potter. Basil. Un po' di verdura finta, un po' di frutta finta, qualche fiore finto. Bellissimo. Sono belle anche le sedie, tipo.
la miniatura. Andiamo a vedere, c'è la vista sul Reno. La barchetta in balia della corrente. Ultima ripresa di questa cattedrale di Basilea. Veramente bella, ragazzi. Questa è la piazza del mercato, ci sono tutti questi edifici storici e c'è questo qui rosso qua dietro che è veramente spettacolare. Peccato che è infotografabile, che è una posizione stranissima. C'è questa bella torre, poi tutto affrescato, lassù c'è un cavaliere, l'orologio. Veramente colorato, veramente bello. C'è una bella bicicletta invece. Bandiera della Turchia che sventola. Al tipo come nuota. Pure ci deve essere una corrente spaventosa, eh? Pistino ciclabile, tutti in bici. Veramente tranquillo qua, molto bello, mi piace. C'è tanta calma. Là c'è la bandiera della Turchia che sventola. Ah.
praticamente fuori da città c'è subito il confine con la Francia, e poi si vanno 300 km in Francia. Certo che questa bella giornatina si sta bene anche via, così guarda la gente, guarda il fiume. Siamo in Francia, la procedura è stata rapida e indolore. Siamo mica in Cina. Nagoya Sushi Restaurant, io a Nagoya ci sono stato, per fortuna.